È stata una bella partita quella del Ferraris, un gol e un palo per parte e alla fine un pareggio che può stare bene ad entrambe le squadre. Parte bene il Villanova, più aggressivo in avvio, girata di Roselli sotto misura che però non riesce a trovare la porta. Ben più nitida l'occasione che al quarto si costruisce di corpo, che salta un avversario al limite dell'area, ma poi conclude alto col sinistro da ottima posizione. Padroni di casa che ci provano anche dalla distanza con Ronchetti, destro centrale e parato da Barraco. Altra ottima occasione per il Villanova al 20°, cross da destra, Meloni arriva puntuale sul secondo palo, ma il suo colpo di testa termina alto. Lo Stiamare sembra soffrire, ma si affida all'estero dei suoi attaccanti. Cross di Piro da destra, Toscano in tuffo di testa, centra il palo, poi Metta non riesce a ribadire in rete. Poi di nuovo Villanova, cross basso di Di Corpo, provvidenziale la chiusura sul secondo palo di Piccheri. Poi incursione in area di Roselli e conclusione deviata che scivola al lato. Ospiti di nuovo pericolosi con una bella giocata di Alfonsi, conclusione dalla distanza che si abbassa all'improvviso e termina alta di poco sopra la traversa. Il ritmo è elevato, il Villanova continua a costruire occasioni, prima con Neroni, colpo di testa che sfiora il palo, poi con Meloni che dal limite dell'area centra il montante, l'azione poi sfuma per una posizione regolare a centro area. È però dell'Ostiamare l'ultimo lampo del primo tempo, Toscano si libera bene al limite dell'area e il suo destro è alto di poco sopra la traversa. Ospiti che tornano in campo intenzionati a prendere in mano il pallino del gioco, ma è ancora il Villanova a partire meglio. Prima Bartoli non centra lo specchio dalla distanza, poi al nono ci vuole un grandissimo intervento di Barraco per dire di no a un colpo di testa in area di Meloni. L'aggressività del Villanova viene ripagata al 13°, traversone da sinistra, corta respinta della difesa, De Gasperis conclude di prima intenzione e stavolta per il portiere dell'Ostiamare nulla da fare. Sotto di un gol, Caputo manda in campo De Luca, mossa che paga al 19°, quando è proprio il neo entrato a guadagnarsi un calcio di punizione dal limite che Maurizio Alfonsi trasforma nel gol dell'1-1. Trovato il pareggio, gli ospiti provano ad accentuare la pressione offensiva, ma il Villanova si chiude bene e torna a farsi vedere in avanti con una conclusione di Ronchetti che si perde sul fondo. Dalla parte opposta, Alfonsi prova a concedere il bis su punizione, ma Di Luzio è ben piazzato e blocca. Finale di marca ospite, prima un gol annullato a Quadrini con le proteste che portano all'espulsione di Valerio dalla panchina. Poi ancora Alfonsi protagonista, conclusione dalla distanza, sul fondo. È l'ultimo lampo della gara, Ostiamare che mantiene invariato il distacco dalla vetta. Buon punto per il Villanova, soprattutto per la prestazione offerta contro una delle favorite per la vittoria finale.